È una realtà con la quale noi siamo chiamati a fare i conti, perché tutto questo pone un rischio oggettivo in termini di sicurezza economica. All'aumento delle tensioni geopolitiche si somma chiaramente una tendenza alla frammentazione geoeconomica, e su tutto questo scenario già complesso impatta l'emersione di tecnologie che sono dirompenti. La citava il primo ministro, il tema ad esempio dell'intelligenza artificiale generativa è stato oggetto di una parte del nostro molto proficuo confronto, che è inevitabilmente destinata a generare, a incidere profondamente sui nostri tessuti sociali e sui nostri tessuti economici, a cambiare integralmente interi segmenti produttivi. So che anche in Cina è in corso un vivace dibattito, no? Su quelle che sono state definite nuove forze produttive, alludendo immagino proprio all'impatto dell'intelligenza artificiale sulla produttività e, aggiungo io, anche sulla creazione e sulla distruzione potenziale di posti di lavoro. Ognuno di noi sviluppa chiaramente il proprio approccio, ma io credo che al di là delle diverse sensibilità sia fondamentale sviluppare un ragionamento comune proprio alla luce delle ricadute che l'intelligenza artificiale avrà sul mercato del lavoro, anche per quelle professioni che hanno una specializzazione più elevata. Sarebbe per noi un errore ignorare i crescenti rischi di polarizzazione, di ulteriore verticalizzazione della ricchezza, per non dire di quelli associati alla perdita di controllo umano, no, sulle decisioni che prenderanno le macchine, che intanto vengono impiegate nei più svariati settori, inclusi quelli medici, quelli della sicurezza, addirittura quelli del campo militare. Affrontare queste sfide chiaramente richiede una collaborazione costruttiva, richiede una collaborazione molto trasparente.